Real Steel, oggi vi faccio vedere un modello di questa azienda, che è una nuova azienda che costruisce coltelli, che sembrano abbastanza ben fatti. Questo qui è il Bushcraft 2, abbiamo un piccolo manuale di istruzioni per il montaggio del fodero, quindi il fodero, come vedete, è smontato. Il modello è un piccolo bushcraft con la circa 4 pollici, la manicatura è in G10, suppongo, color Desert Tan, come anche il fodero in Kydex. Come vi dicevo, è un bushcraft vero e proprio, a filatura Scandi. Da questo lato abbiamo il marchio del modello, Real Steel. Una zigrinatura sulla lama ci permette una migliore presa per evitare che scivoli avanti, e ha dei spaziatori arancioni, secondo me dello spessore anch'essi in G10. Come dicevo, ottimo coltello per piccole escursioni. Da questo lato abbiamo il tipo di acciaio D2, ottimo acciaio. La forma della manicatura è anche abbastanza pratica, si impugna bene, a me arriva proprio in fondo alla mano. In fondo abbiamo un foro bello grande dove poter attaccare un laccetto per un'eventuale estrazione più rapida. Come dicevo, il coltello si utilizza abbastanza bene e si tiene bene anche in presa reverse. Lo spessore circa 4 mm è continuo fino alla punta della lama, quindi la resistenza è veramente ottima. Un ottimo coltellino per escursioni o piccoli viaggi fuori porta, senza essere troppo aggressivo. Real Steel Bushcraft 2.